amici, eccoci ancora con il manicotto montato sulla GoPro e andiamo a fare il biglietto, vediamo quanto costa. Costa 500 baht, quindi stiamo parlando di 12-13 euro. Your ticket, sir, which area inside? In Chinese way, okay, thank you very much. Allora, assieme ci hanno dato l'adesivo col 188, non so se, non ho ancora capito, se c'è una sorta di guida. Vediamo se si può. Non so neanche che cosa si stia vedendo perché ho praticamente la GoPro infilata nella maglietta. Quindi magari non si sta vedendo niente. Io neanche la vedo, quindi non so neanche dove punta. Oh, che rottura di palle. Che bella scemata, vabbè dai. Da qua incomincia a vedersi un pezzettino, è veramente bello il colpo d'occhio. Poi sul mare, stupendo, davvero. Al momento è la cosa più spettacolare che ho visto da quando sono in Thailandia. A parte i go-go bar. Allora, abbiamo mostrato alla signorina il biglietto, ce l'ha tagliato, ci ha guardato che corrispondesse il numero al, appunto, al biglietto. Ora siamo pronti per entrare. Mamma mia, non c'è un gradino uguale all'altro. Una trappola vera e propria. Ci sono le signorine che devono darci un caschetto, non capisco perché, per quale motivo. O che, non so, sono le noci di cocco che cadono sulla testa. Thank you. No, già sembra un cretino così. Ok. Yes. Okay. Which company is this? Sorry? Which company? Canon? GoPro. Okay. GoPro, yes. Goodbye. How much? Have a nice day. Sorry? What is the price? Ah, the price, this is the $200 about. Only. But this is the number 4. Devo ancora capire perché ci hanno reso ridicoli con questo caschetto. Ora vedo che i miei nuovi amici non l'hanno messo, mi hanno chiesto un po' di informazioni sulla GoPro. Siamo su del metto come un ingegnere di quelli veri. Il progetto praticamente l'ho scritto 2 anni fa, ora vedo che i miei operai stanno iniziando i lavori, anzi sono quasi in fase di ultimazione. Sono molto soddisfatto. Dicono che le strutture in legno simbolizzano l'universo e la terra. Ogni millimetro è scolpito, è pazzesco.
Io spero che quella luce che filtra ogni tanto non disturbi la ripresa. Direi che possiamo anche uscire, anzi no, prima voglio fare un paio di zoomate perché ho la paura che la luce che stava filtrando, che filtra ogni tanto da qualche anfratto, possa rovinare le immagini della GoPro, che comunque non si presta proprio tanto, al di là del grand'angolo che può fare, però chiaramente non vedrete mai realmente che cosa c'è sul soffitto se non faccio una zoomata, quindi prendo la Sony. Donne molto sinuose, vita stretta, fianchi larghi, seno grosso, ma l'unica cosa che hanno delle thailandesi praticamente sono gli occhi a mandorla, per il resto. L'elmetto, veramente non vedevo l'ora di scendere dal motorino per mettermi il casco, me ne sono rimesso un altro. Thank you. Allora, 30 baht per quella fetta di anguria, quant'è che sarebbe? Anguria, cucumbero, dipende poi dalla zona d'Italia in cui venite. Allora siamo a quanto? Perché mi devo fare sempre questi conti, vado a impegalarmi, pegolarmi, come si dice in queste cose. Allora, finita adesso, se venite qua non ve la consiglio, è vero che costa pochissimo, ricordo che l'ho pagata a 30 baht, però insomma, diciamo che non era proprio la massima qualità, tra l'altro era anche un po' caldina, era sì nel ghiaccio, però nel ghiaccio chiaramente dalla parte della buccia non è che faccia chissà che cosa, con il sole che picchia, insomma, diciamo che è meglio andare su di sopra e prendere qualcosa di meglio nei baracchini che hanno il frigorifero. Mettiamo anche noi il nostro tagliandino un po' dove lo mettono tutti. Torniamo su questa scalinata totalmente fuori norma, come al solito, con i gradini diversi uno dall'altro, e te pareva se non dovevano esserci dei lavori, speriamo che ci facciano passare, così almeno non perdiamo altro tempo, così andiamo a vedere il grande Buddha e la spiaggia che c'è a sud di Pattaya.